qualche altra domanda da sottopormi, avvocato? Tenente Caffi. Tenente, ha nient'altro da chiedere al teste? Grazie, Danny. Io adoro Washington. Mi scusi, non l'ho congedata. Come dice, prego. Non ho ancora concluso il mio interrogatorio. Si metta seduto. Colonnello. Che cosa? Gradirei essere chiamato colonnello o signore. Credo di averlo meritato. L'avvocato difensore si rivolgerà al teste chiamandolo colonnello o signore. Non ho capito come diavolo la comanda lei questa baracca. Ed il teste si rivolgerà alla corte con vostro onore o signor giudice. Io sono certo di averlo meritato. Torni a sedere, colonnello. Di che cosa vuole discutere ora? Del mio colore preferito? Colonnello, il volo delle 6 era il primo in partenza? Sì. Non ci fu un volo che decollò 7 ore prima e atterrò alla base aerea di Andrews alle 2 del mattino? Tenente, l'argomento è già stato esaurito, non le pare? Vostro onore, questi sono i registri delle torri di controllo di Guantanamo e della base aerea di Andrews. Su quello di Guantanamo non c'è alcun volo in decollo alle 23 e su quello di Andrews alcun volo in atterraggio alle 2 del mattino. Vorrei che fossero ammessi come prove a discarico alfa e beta. Non comprendo, vuol far acquisire delle prove su un volo che non è mai esistito? Noi crediamo di sì, signore. La difesa chiamerà l'aviere Cicilo Malli e l'aviere Anthony Rodriguez. Erano in servizio alla base di Andrews alle 2 del mattino del 7. Vostro onore, questi testi non erano in lista. Testi a confutazione, vostro onore. Chiamati per confutare testimonianze acquisite nell'interrogatorio diretto. I testimoni sono ammessi. Ma questo è ridicolo. Colonnello, un momento fa... Ma guardate i registri delle torri di controllo, santo Dio! Arriveremo agli avieri fra un minuto, signore. Un momento fa lei ha detto di aver ordinato al tenente Kendrick di dire ai suoi uomini che Santiago non doveva essere toccato. Esattamente. E per il tenente Kendrick era chiaro ciò che lei desiderava? Cristallino. Il tenente Kendrick potrebbe aver ignorato l'ordine? Ignorare l'ordine? Potrebbe averlo dimenticato? No. Non è possibile che il tenente Kendrick uscendo abbia detto il vecchio si sbaglia? No. Quando il tenente Kendrick parlò al plotone e ordinò a loro di non toccare Santiago, è possibile che abbiano ignorato lui? Hai mai prestato servizio in un reparto di fanteria? No, signore. Sei mai stato in prima linea? No, signore. Hai mai messo la tua vita nelle mani di qualcun altro o chiesto a un altro di mettere la sua vita nelle tue? No, signore. Noi eseguiamo ordini, figliolo. Eseguiamo gli ordini, altrimenti della gente muore. È tutto qui, semplice. È tutto chiaro? Sì, signore. È tutto chiaro? Cristallino. Colonnello, ho solo un'ultima domanda prima di chiamare l'aviere O'Malley e l'aviere Rodriguez. Se lei diede l'ordine di non toccare Santiago e i suoi ordini sono sempre eseguiti, perché Santiago avrebbe dovuto essere in pericolo? Perché sarebbe stato necessario il suo trasferimento dalla base? Santiago era un marino al di sotto della media e stava per essere trasferito. Questo perché... non è ciò che ha detto. Lei ha detto che veniva trasferito perché era in grave pericolo. Esatto. Lei disse era in pericolo, io chiesi grave pericolo, lei rispose ricordo che esiste forse d'altro genere. Posso farle rileggere il verbale? Lo so cosa ho detto, non ho nessun bisogno che lei me lo faccia rileggere. Perché i due ordini? Colonnello. A volte i miei uomini tentano di farsi giustizia da soli. No, signore, è stato chiaro poco fa. I suoi uomini non prendono mai iniziative, eseguono gli ordini, altrimenti la gente muore. Quindi Santiago non doveva essere in pericolo, non le sembra? Piccolo arrogantello bastardo. Vostro onore, vorrei una breve sospensione. Io una risposta, signor giudice. La corte attenderà la risposta. Se il tenente Kendrick diede l'ordine che Santiago non doveva essere toccato, perché doveva essere trasferito? Colonnello, il tenente Kendrick ordinò il codice rosso perché è questo che lei disse al tenente Kendrick di fare. Ho piacere. E quando le cose andarono male, lei scaricò basta questi due poveri ragazzi. Ordinò a Markinson avvocato di firmare il falso trasferimento, falsificò i registri delle torri. Considero colpevole d'oltraggio. Colonnello Jessup, fu lei a ordinare il codice rosso? Non è tenuto a rispondere alla domanda. Io risponderò alla domanda. Tu vuoi delle risposte? Ritengo di averne tu il diritto. Tu vuoi delle risposte? Io voglio la verità. Tu non puoi leggere la verità.
Figliola, viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere sorvegliati da uomini col fucile. Chi lo fa questo lavoro? Tu? O forse lei, tenente Weinberg? Io ho responsabilità più grandi di quello che voi possiate mai intuire. Voi piangete per Santiago e maledite i Marines. Potete permettervi questo lusso? Vi permettete il lusso di non sapere quello che so io? Che la morte di Santiago nella sua tragicità probabilmente ha salvato delle vite e la mia stessa esistenza, sebbene grottesca e incomprensibile ai vostri occhi, salva delle vite! Voi non volete la verità perché nei vostri desideri più profondi, che in società non si nominano, voi mi volete su quel muro. Io vi servo in cima a quel muro. Noi usiamo parole come onore, codice, fedeltà. Usiamo queste parole come spina dorsale di una vita spesa per difendere qualcosa. Per voi non sono altro che una barzelletta. Io non ho né il tempo né la voglia di venire qui a spiegare me stesso a un uomo che passa la sua vita a dormire sotto la coperta di quella libertà che io gli fornisco e poi contesta il modo in cui gliela fornisco. Preferirei che mi dicesse la ringrazio e se ne andasse per la sua strada, altrimenti gli suggerirei di prendere un fucile e di mettersi di sentinella. In un modo o nell'altro io me ne sbatto altamente di quelli che lei ritiene siano i suoi diritti. Ordino lei il codice rosso. Ho fatto il lavoro che... Ordino poi... lei il codice rosso! Certo che l'ho ordinato, che cazzo credi? Col permesso della corte, suggerisco l'uscita dall'aula della giuria per poter passare immediatamente a una sessione sub-articolo 39A. Il teste ha i suoi diritti. Capitano Ross. Jack? La giuria si ritira in camera di consiglio fino a nuovo ordine. In piedi! Ma che diavolo significa? Colonnello, che sta succedendo? Io ho fatto il mio dovere e lo farei di nuovo. Io vado a riprendere l'aeroplano e me ne torno subito alla mia base. Lei non va in nessun posto, colonnello. La polizia militare arresti il colonnello. Signor sì. Capitano Ross? Ma che diavolo succede? Colonnello Jessup, lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Qualunque sono accusato di un reato, che volete farmi? È di questo che si tratta? Mi state accusando? Volete incriminarmi? Consultarsi con un avvocato prima questa di ogni è una buffonata. Detto ecco avvocato che potrà essere un civile questo... da lei nominato a sue spese. Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisso dentro! Hai scelto il marito sbagliato! Colonnello, ha compreso i suoi diritti così come glieli ho esposti? Feroci borghesi. Voi non avete idea di come si difende una nazione. Tu non hai fatto altro che indebolire la patria oggi. Soltanto questo. Tu hai messo un'intera popolazione in pericolo. Sogni d'oro, figliolo. Non mi chiami figliolo. Io sono un avvocato e un ufficiale della Marina degli Stati Uniti. E lei è in arresto, gran figlio di puttana. Potete allontanare il teste.